Buongiorno a tutti quanti. Ciao amore. È proprio bello stare qui. È proprio bello stare qui con voi. Lo pensavo prima. Io so che siamo qui in streaming, però non so se quelli che sono in streaming riescono a vedere anche un po' la chiesa, o se praticamente Fabrizio dice di sì. No, perché questa è una cosa interessante in questa chiesa, no? Perché qua è l'unica chiesa dove noi come famiglia siamo un po', siamo dei ritardatari, no? Però in questa chiesa siamo veramente molto motivati ad essere puntuali, perché se qui rischi, qua se arrivi 5 minuti in ritardo rischi di rimanere in piedi, no? Perché non ci sono posti liberi. E questo veramente gloria a Dio veramente che fa queste cose, gloria a Dio veramente che il Signore risponde alle preghiere, alle benedizioni. Galet, com'era il fatto che la tua casa sia piena? E la sua casa sta diventando molto molto piena, a tal punto che avremo bisogno veramente di nuovi locali. Queste sono benedizioni che vengono soltanto dal Signore e per il quale veramente dobbiamo ringraziarlo. Ora, io veramente avevo in mente di fare un altro brano oggi, no? Però purtroppo uno dei predicatori di un paio di settimane fa mi ha anticipato, quindi mi ha rubato il brano. Poi volevo fare un'altra predica e lo stesso predicatore mi ha rubato un altro di quel. Allora questo qua. Quindi ho dovuto ricominciare da capo. Dice, vabbè, vediamo cosa il Signore ci vuole dire, cosa vuole dire a me e cosa vuole dire al vostro cuore. E quindi, in un certo qual modo, il Signore proprio negli ultimi giorni mi ha molto sfidato a riguardo del Padre Nostro che abbiamo appena ascoltato, letto da Angelo. E il brano di oggi, quindi, se parla del Padre Nostro, giustamente oggi parleremo della preghiera. Se stai frequentando questa chiesa già da un po' di tempo, sono sicuro che avrai visto tante cose succedere qui, giusto? Forse avrai visto anche dei miracoli. E forse avrai visto come il Signore ha ascoltato le preghiere degli altri. E oggi vorrei proprio rivolgermi a te e dirti che se il Signore ti ha portato qui oggi è perché Lui vuole farti vedere come Lui risponde alle tue preghiere. Lui può rispondere anche alle tue preghiere. Carissimi, la Bibbia spesso quando ci interfacciamo con i nostri amici, no? Con i nostri amici che ancora non conoscono il nostro Signore, allora spesso abbiamo sentito forse questa obiezione che dice la Bibbia è bella, sì, però è interessante ma va interpretata. Chi di voi ha mai sentito qualcosa del genere, no? Ecco, Jessica, altri, sì, giusto. Ma io invece rispondo sempre no, la Bibbia non va interpretata, la Bibbia va prima di tutto letta e poi va applicata. Che è diverso, la Bibbia va applicata e questo vale sia per le persone che si avvicinano alla fede, ma vale anche per noi che magari la conosciamo già da tanto tempo, per noi che già viviamo la fede. La Bibbia, la parola del Signore, va sempre applicata. Quello che impariamo, dobbiamo applicarlo. Sapete, a me quello che mi ha colpito è che i 12 apostoli avevano passato all'incirca 3 anni e mezzo con il nostro Signore. E in questo lasso di tempo hanno visto di tutto e di più, perché il Signore semplicemente l'ha detto nella nostra comunità San Salvo, credo che lo abbia detto Antonella, disse una volta: il nostro Signore è straordinario. E infatti questo è quello che loro hanno visto di quanto straordinario fosse il nostro Signore, perché hanno visto delle cose veramente incredibili, perché nessuno predicava come lui. Lui predicava con autorità, ma allo stesso tempo predicava con amore. Appena lui apriva bocca, le persone si stringevano intorno a lui, riempiva le case, riempiva le montagne. Tutti quanti volevano ascoltarlo. È stato il più grande predicatore di tutti i tempi, senza alcun dubbio. Ma hanno visto anche cose veramente straordinarie. Hanno visto dei ciechi nati che recuperavano la vista. È qualcosa veramente di incredibile. Hanno visto dei morti che risuscitavano, migliaia di persone cibate solamente con un po' di pane e un po' di pesce, quindi in un modo assolutamente miracoloso. Eppure nessuno di loro
aveva mai chiesto a Gesù di insegnargli come predicare. Nessuno dei 12 apostoli ha detto: Signore, insegnaci a predicare come predichi tu. E nessuno di loro aveva mai chiesto: Gesù, ci puoi insegnare a fare i miracoli? Perché, mamma mia, è una cosa incredibile, guarda, non so come fai, questo era cieco, adesso ci vede. Nessuno aveva mai chiesto a Gesù di insegnargli a come fare miracoli. Gli chiesero però di insegnargli come pregare. Hanno chiesto a Gesù: insegnaci come pregare. Pensate, di tutto quello che Gesù fece, la cosa che ha più colpito i 12 apostoli, i 12 discepoli, fu il fatto, fu il modo di come Gesù pregasse. Bellissimo. A me questa cosa veramente mi ha colpito tantissimo. E per esempio leggiamo in Luca 11, lo leggo veloce, che è un po' il passaggio parallelo a quello che abbiamo appena letto. Al versetto 1 dice: Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli disse: Signore, insegnici a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E a me mi colpisce questo fatto, perché mi immagino la scena, no? I discepoli lo vedono pregare, non è la prima volta che lo vedevano pregare, e videro: qui c'è qualcosa veramente di incredibile, lui c'ha un link, lui c'ha una relazione con Dio che noi non abbiamo. Vedere Gesù pregare doveva essere qualcosa di veramente incredibile. E mi immagino che un discepolo dice: vagli a chiedere come si fa. Dice: no, ma ce la chiedere tu, no, ma ce la chiedere tu, no? E così poi alla fine dice: vabbè, ci vado io, no? E lei dice: Gesù, per favore, ci potresti insegnare come pregare? E Gesù ha detto: naturalmente, qual è il problema? Volentieri vi insegnerò a pregare. Hanno capito che dietro a tutto ciò che faceva Dio c'era la preghiera. E questo è importante. C'era la preghiera. E dietro ogni cosa, se tu vuoi che la tua vita possa essere benedetta, se noi vogliamo che questa chiesa sia benedetta, dietro ad ogni nostra attività ci deve essere sempre e soltanto la preghiera. Però spesso questa verità non è nuova, non è che la si dica per la prima volta questa cosa, però quello che mi colpisce non è nuovo neanche per me quando mi preparavo, però poi ci ho riflettuto sopra e ho detto: se questo non è nuovo per me, perché non lo metto in pratica? Perché non metto in pratica appunto questa verità? Perché non prego così come dovrei? Infatti spesso non preghiamo. Ora la domanda dobbiamo porci: quali sono i motivi? Forse i motivi hanno a che fare con il fatto che non sappiamo come pregare. Forse dici: io non so pregare, io non sono così eloquente come quel fratello, come quella sorella, no? Non so usare tutte queste belle parole. E allora, se ciò dovesse essere il caso, allora penso che queste parole del Signore sono per te. Le voglio rileggere un'altra volta. Nel versetto 5, leggiamo, capitolo 6 di Matteo: quando pregate, non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Avete mai notato? Ci sono alcune persone che, quando entrano in un locale di culto, cambiano il linguaggio. Nel senso che se tu li incontri fuori mentre parcheggi una macchina, parlano normale, no? Parlano magari con lo stesso accento tuo, con il tuo stesso modo di parlare. Se li incontri magari in città, parlano come te. Poi appena entrano in un locale di culto cambiano completamente il linguaggio, parlano come se si fossero ingoiati interamente una vecchia Diodati, no? Non so se l'avete mai notato, è una cosa incredibile. Cambiano completamente il modo di parlare. Oppure avete notato quelle persone che quando pregano cambiano il tono della voce? È incredibile, delle volte diventa più alto, no? Alza il tono della voce, altre volte diventa più basso, più solenne, più ricercato in un certo qual modo. Oppure avete notato le persone che quando pregano
non smettono, pregano e pregano e pregano. Questa è una storia vera. In Germania c'era un fratello che pregava sempre tanto tempo. Quando aveva smesso di pregare, si girò intorno, non c'era più nessuno. Avevano lasciato un bigliettino che ha detto: quando hai finito, spegni le luci e chiudi la porta. Perché era uno che pregava veramente, veramente tantissimo. Magari non tutti di noi preghiamo in questo modo, giustamente, no? Ma molti di noi usiamo veramente delle parole spesso complicate, ricercate, per esprimere una preghiera, il cui senso delle volte si capisce, delle volte non si capisce. E per quale motivo lo facciamo? Lo facciamo per un solo motivo: per impressionare gli altri. Questo non è la volontà di Dio. Questa non è spiritualità. Sapete che cos'è? È religione. Questo, non si sente? Questo è religione, non è spiritualità. Spesso, ma questo atteggiamento non riguarda solamente la nostra, la preghiera, no? ma l'essere cristiano in generale delle volte, purtroppo. Ci sono quelli che prendono determinate decisioni con l'unico scopo di fare bella figura con gli altri. Distorciamo la nostra identità, ci mettiamo delle maschere, cerchiamo di essere in un modo diverso, disconosciamo delle volte anche i nostri amici, allontanandoci da loro. Evitiamo di essere coinvolti in ministeri che sappiamo che sono benedetti da Dio per paura di cosa potrebbe pensare o dire la maggioranza. Facciamo questo per paura di non poter far parte più di un certo gruppo, per paura di essere espulsi dalla sinagoga, per paura magari di essere espulsi da una denominazione. In comportandoci così, cerchiamo il favore degli uomini, ma non quello di Dio. Un paio di giorni fa ho letto un interessante post su Facebook che recitava in questo modo: uno dei segni che comunicano che hai veramente visto Cristo nella Bibbia è che smetti di essere uno che vuole piacere alla gente. Mi è molto piaciuto. Se cerchi l'applauso della gente, sappi che quello, come dice qui il brano, quello sarà la tua ricompensa. Quell'applauso di quella gente, di quel minuto, quello sarà tutta la tua ricompensa. E durerà appunto il tempo che troverà. Cerca l'applauso di Dio. E quello sarà un applauso che echeggerà per tutta l'eternità. Cerca l'applauso di Dio. Carissimi, io voglio vivere per un pubblico composto da una sola persona: Dio. È il mio unico pubblico, è l'unico che importa. La mia vita deve piacere a Lui, non agli altri, a Lui. Viviamo per un pubblico composto da una sola persona: Dio. E ciò mi rende libero. Mi rende libero dal legalismo, dalle politiche ecclesiali e da tutto ciò che sono motivazioni religiose e quindi umane nel mio rapporto con il Signore. Quindi, quando pregate, non siate come gli ipocriti, ma pregate così, dice il Signore, e inizia. C'è la mia PowerPoint, la prima slide dice: Padre nostro che sei nei cieli. Padre, no? Lui inizia con queste parole, con Padre. E nel dire questo, Cristo spiegò ai discepoli che l'essenza della preghiera non sono parole appunto eloquenti, e nel dire, mi sento chiaro che non si tratta appunto di religione, ma di una relazione. Il mio rapporto con Dio è una relazione. Dio, questo qua veramente facciamoci attenzione, Dio l'Onnipotente vuole avere una relazione con te, con me, con lui, con lei, con lui. Vuole avere una relazione con noi, in modo personale. Questo è qualcosa che almeno nella mia mente non c'entra. Dio l'Onnipotente vuole avere una relazione con me.
e non vuole una relazione qualsiasi, ma vuole quella relazione che ha un bambino con il suo papà. Un bambino, quando si avvicina ad un papà, ad un padre, lo fa con amore, giusto? E con fare disinvolto, non in un modo formale. Un bambino si avvicina ad un padre senza avere alcuna paura. Dio non è una forza impersonale, no? La forza sia con te, tipo Star Wars, no. Dio non è quel tipo di forza. Lui non è il Dio che adoravano i nostri antenati. Lui non è Giove, che con fare arbitrario decide i nostri destini. No, Dio è diverso. Dio è diverso. Dio è un Dio personale, che vuole avere una relazione con noi, che vuole che noi ci avviciniamo a lui senza alcuna paura. Avete mai visto gli occhi di Matteo, per esempio, quando si avvicina a Sean? O avete visto mai gli occhi di perché ridete? No, è bellissimo, osservate, eccolo qua, sto parlando di te, sì, sto parlando di te. Se l'è accorto. Oppure avete visto, sì, gli occhi di Samuel, no? Quando si avvicina a Elias, ecco, lui sa che è amato. Un bambino si rivolge ad un padre con le capacità linguistiche che possiede in quel determinato momento. Adesso non so bene le capacità linguistiche di Matteo, ma non saranno quelle di un grande oratore, giusto? Eppure Sean mica lo respinge. No, tu aspetta, tu prima impara a parlare, perché così non si fa, è così. Non ci capisco niente. No, lui lo fa avvicinare con le capacità linguistiche che Matteo ha in questo determinato momento. Ora, la cosa che mi colpisce sempre di questo inizio è il fatto che nella Bibbia troviamo che Dio ha tanti nomi, no? Quali sono i nomi di Dio? Chi si ricorda uno? Jireh o Jireh? Adonai, Yahweh, El Shaddai. Eppure, nel volersi relazionare con noi, con me e con te, sceglie di farsi chiamare Padre. Con tutti i nomi, dice, scelgo io, chiamami Padre. Anche se nella lingua aramaica l'originale dice Abba. Ora, Abba non è il gruppo rock svedese che usavano ascoltare i nostri genitori negli anni 70, no, non è, non c'entra niente con Abba, con quel gruppo svedese, ma è la parola aramaica che sta per papà. Significa papà. Gesù quando dice qui non dice padre, ma dice papà, papà. Dio vuole essere chiamato da noi papà, come lo fa il nostro carissimo Mario, no? Papà. E questo è un termine che implica intimità, che implica amore. Che tipo di papà è il nostro papà? Leggiamolo qui. Padre nostro, prossima slide, che sei nei cieli. Il Signore ha voluto sottolineare che il nostro Padre nei cieli non è come i padri che abbiamo su questa terra, no? Perché alcuni di noi hanno avuto dei padri fantastici, e io ho avuto veramente un gran bel padre, e ringrazio il Signore per questo. Però non tutti di noi hanno avuto un buon padre, purtroppo. Forse sei stato abbandonato da lui, forse sei stato tradito dal tuo padre, forse sei stato deluso da tuo padre. E questo per questo motivo ti risulta difficile, in un certo qual modo, vedere Dio come un padre, perché magari lo vedi come il tuo padre, come il tuo padre che hai avuto su questa terra. Ma sappi che Dio è il padre perfetto, come lui, perché lui è il padre che è nei cieli. Qua il Signore ha voluto differenziare, dice, magari non avete avuto dei buoni padri, però il padre di cui vi sto parlando è diverso, è il papà che avete nei cieli, e lui è perfetto. Nessuno mi ama come lui, nessuno ti ama come lui. Lui non ti tradisce, lui non abusa di te, lui non ti delude, lui è il tuo papà, è perfetto. E io voglio sottolineare, prossima slide, che lui non è soltanto il padre che è nei cieli, ma anche il padre nostro. È il padre nostro.
ragazzi, dice Gesù, quando voi pregate, potete dire che il papà non è semplicemente il papà del cielo, il grande capo che sta su là nei cieli. No, lui è il tuo papà, è il mio papà. Io quando mi avvicino con lui posso dire: papà, tu sei mio, appartieni a me. Grazie papà, padre nostro. E fermiamoci veramente un momento, perché queste sono delle verità che a me mi fanno, non lo so, a me mi fanno scoppiare la mente, se solo ci penso. Che Dio vuole essere, questo onnipotente Dio vuole essere il mio personale papà. Allora domanda a te, che rapporto hai con Dio? Vivi tu questo? Credi tu veramente che Dio è il tuo personale papà? Ora con questo in mente avviciniamoci un po' di più al contenuto della preghiera. Credo che sia la prossima slide. Sì, dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Allora, Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Nel Padre nostro troviamo il concetto che la realtà verticale deve combaciare per forza di cosa con la realtà orizzontale, ossia la tua volontà sia fatta in cielo, o meglio ancora, sia fatta in terra come viene fatto in cielo. Quindi la realtà verticale deve combaciare con quella orizzontale. Il nostro desiderio dovrebbe appunto essere questo, che questa realtà verticale diventa realtà anche qui, nella terra, ma anche nella mia vita. La mia preghiera dovrebbe sempre essere: Signore, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Una preghiera che dobbiamo ripeterla quando vediamo i morti in Siria. È orribile quello che sta succedendo laggiù. Ho un peso particolare per quella terra. A maggio ci andremo con un gruppo, non andremo in Siria, andremo però al confine con la Siria. È un rapporto particolare con quella terra che sta soffrendo tantissimo, e quando io vedo ciò dico: Signore, venga il tuo regno. Quando vedo le tante ingiustizie che succedono in questo mondo maledetto, perché è un mondo maledetto dal peccato, nel quale noi dobbiamo convivere, nel quale il mondo che sta veramente in dolori, dice: dobbiamo veramente, Signore, liberaci dal male, liberaci dal male, venga il tuo regno, Signore. Possa essere la nostra realtà su questa terra orizzontale come quella verticale, come nei cieli. Sia fatta la tua volontà. Perché il Signore ci chiede di pregare per l'adempimento della sua volontà? Ve lo siete mai chiesto? Perché il Signore ci chiede di pregare per l'adempimento della sua volontà? Fate attenzione, questo è importante. Perché non tutto ciò che avviene su questa terra è la sua volontà. Non tutto ciò che avviene su questa terra è la sua volontà. Il fatto che Assad ha buttato delle bombe chimiche sulle persone lì, sui bambini, non è la volontà di Dio. Il fatto che ci sono inimicizie tra di noi non è la volontà di Dio. Il fatto che una bambina viene violentata da un pedofilo perverso non è la volontà di Dio. Fate attenzione, questi non sono la volontà di Dio. Il mio peccato non è la volontà di Dio. Quando pecchi è per colpa tua, non perché Dio ti costringe a peccare. Abbiamo sempre una scelta. Abbiamo sempre una scelta. Noi non siamo degli automi. Automi, come si dice, Paola? Automi. Cos'è una automa? Lo sono andato a vedere su internet. Una persona priva di volontà propria che agisce o si muove macchinalmente senza coscienza dei propri atti. Questo è un automa. Ma noi non siamo degli automi.
hai sempre una scelta, ricordati questo, hai sempre una scelta di peccare o di fare la volontà di Dio, di fare la tua volontà o di fare la volontà di Dio, sì. Quindi Dio non è sovrano? Certo che lo è, ma nella sua sovranità ci ha regalato qualcosa di incredibilmente prezioso, la libertà. Dio ti ha regalato la libertà, e questa libertà ci dà la possibilità di amarlo, ci dà la possibilità di avere una relazione con Lui, perché ve l'ho detto la volta scorsa, no? Senza libertà non c'è amore, no? E senza amore non ci può essere una relazione. E Dio vuole che noi non semplicemente siamo degli robot, perché Lui non è Giove, Lui non è Allah, Lui è il nostro papà. E appunto Lui vuole che noi abbiamo questa libertà, questa possibilità di poter scegliere di fare la sua volontà. La vita che viviamo su questa terra, cari fratelli e cari sorelle, è una conseguenza delle scelte che compiamo. Prossima slide. Perché Dio ci ha dato appunto la libertà di scegliere. Leggiamo in Deuteronomio 30, versetto 17. Io ti ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva. Scegli la vita. Questo non lo dice Benigni, lo dice il Signore. Scegli la vita. Ora, se le guerre, l'imicizia, la pedofilia non è la volontà di Dio, non è neanche la perdizione degli uomini. Il fatto che miliardi di persone vanno ad affrontare un'eternità senza Dio è una realtà, è una triste realtà. Ma non è la sua volontà. Dio vuole che tutti siano salvati, questa è la sua volontà. E nessuno soffre più di Lui nel sapere che miliardi di persone per le quali Lui è morto non sono ancora Suoi figli. Questa verità, cari fratelli e care sorelle, non me la può togliere nessuno, nessun uomo, nessuna dottrina di uomini. E sapete perché? Perché me l'ha detto il mio papà. Perché me l'ha detto il mio papà. Prossima slide. Ezechiele 33, versetto 11. Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, io non mi compiaccio della morte dell'empio. Io non mi compiaccio della morte dell'empio. Ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi. Convertitevi dalle vostre vie malvagie. Questo è mio papà. Chi ha detto che non ci possiamo convertire? Io mi converto, io non mi salvo, è Dio colui che salva. Ma convertire che significa? Convertire, decidere di cambiare direzione e andare verso il Signore affinché Lui ci possa salvare. Il Signore vuole che noi abbiamo una scelta, e lui qui non ci costringe, ma ci supplica, dice: convertitevi. Io non voglio che tu vada perduto, io non voglio che nessuno vada perduto. Convertiti. Questo è il mio papà. Prima Giovanni 2:2. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E non soltanto per i nostri, fate attenzione, non soltanto per noi che siamo già salvati, non soltanto per noi che facciamo parte di un gruppo speciale, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ma si può essere più chiari di così? Prima Timoteo 2:6. Cristo ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Nessuno escluso. Seconda Pietro 3:9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, e qua di nuovo, non volendo la volontà di Dio, non volendo che qualcuno perisca. Dio non vuole che la gente vada all'inferno, non lo vuole, ma che tutti, questo è il suo desiderio più profondo, che tutti giungano a che cosa? Al ravvedimento, che è la stessa parola per conversione, che giungono al proprio, oh, ma io mi devo ravvedere, ma io non devo seguire la mia volontà, io voglio seguire la tua volontà, Signore, per favore salvami. Questo è quello che il Signore richiede. E poi
Atti 17, versetto 30. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Se è vero che la volontà di Dio viene compiuta senza alcuna riserva, se ciò fosse vero, allora perché Dio comanda qualcosa che sappiamo non si compierà, non si compierà mai in modo completo? Perché Lui vuole che noi preghiamo per la Sua volontà. Lui vuole che tutti quanti si ravvedano, lo comanda addirittura. Ma ciò non significa che tutti quanti, purtroppo non tutti quanti, si ravvedono, perché ci ha dato la libertà. E questo, signori, e questo, cari sorelle e fratelli, non è una maledizione. Questo è un gesto d'amore. Io voglio che voi scegliete me, non che siate costretti di seguire me, perché Lui è il nostro papà. Io voglio che tu scegli me. Preghiamo affinché la realtà verticale combaci con quella orizzontale. Signore, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà nel mondo e nella mia vita. Signore, io oggi voglio pregarti affinché si faccia la tua volontà, voglio pregare affinché venga il tuo regno in Siria. Signore, io ti prego affinché venga il tuo regno in Libia. Io prego che affinché il tuo regno venga a Scambia. Signore, io voglio che il tuo regno venga sulla statale 16, dove sono tutte quelle prostitute sfruttate. Signore, io voglio che venga il tuo regno anche lì. Ti voglio pregare per i miliardi di persone che non ti conoscono, per le tante anime ferite, per i bambini abbandonati, per le donne sfruttate, per gli uomini distrutti. Io voglio pregare affinché la tua volontà veramente si compia, che tutti vengano alla conoscenza del tuo grandissimo amore per loro. Venga il tuo regno, usa noi, Signore, usa noi affinché il tuo regno possa venire, che possa diventare realtà nella vita di queste persone. E stiamo per concludere. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, versetto 11. Confidiamo in Dio ogni giorno. Impariamo a confidare in Dio ogni giorno, perché ogni giorno ha il suo affanno. Non cerchiamo di raggiungere la tranquillità, la certezza che avremo il pane nei prossimi 40-60 anni. Noi non diciamo, Signore, non preghiamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma preghiamo, Signore, fai in modo che possiamo fare dei grandi granai, in modo che siamo sicuri che il pane da qui ai prossimi 40 anni non viene mai meno. Questo di solito è ciò che noi preghiamo. Lo scopo della nostra vita però non è quello di costruirsi dei granai. Vivi con la mente e con il cuore orientati verso la realtà verticale. In modo che si possa compiere la volontà di Dio in quella orizzontale. Qual è lo scopo della tua vita? Perché cosa vivi? Per le cose materiali? Per la tua carriera, la tua casa, la pensione? La Bibbia ci insegna invece, il nostro papà ci dice, cerca prima il regno di Dio e tutte queste altre cose ti saranno sopraggiunte. Prossima slide. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Delle volte questi versetti sono difficili a capirsi, ma anche qui vale la realtà, che il fatto che la realtà orizzontale deve combaciare con quella verticale. Al Signore importa tantissimo come noi ci trattiamo a vicenda, importa tantissimo. Per Lui non è indifferente come io tratto il mio fratello, la mia sorella, ma anche come tratto il mio vicino. Dice, sei stato sopraffatto dal mio amore? Sei stato sopraffatto dal mio perdono? Allora devi perdonare anche gli altri. Sapete, il pietismo, delle volte anche un po' la riforma, ci ha insegnato delle cose che non sono proprio giuste. Nel senso che sì, che si parla sempre del nostro rapporto personale con Dio. È importante che io sono salvo, no? Tutto è a posto, io me ne vado in cielo. È importante che il mio rapporto con Dio è saldo. Certo che il tuo rapporto con Dio è importante, ma qui non si tratta soltanto di te.
Dio vuole che anche le persone intorno a te, che la realtà intorno a te sia a posto. Non si tratta soltanto di te. La vita cristiana non è soltanto per te. La Bibbia parla di noi. E quindi un'altra volta, la realtà verticale deve combaciare con quella orizzontale. Perdonate agli altri come io ho perdonato te. Antonio, ti piace che io ti ho perdonato te? Allora impari a perdonare anche agli altri. E quindi pregare affinché il suo regno si compia, che sia fatto la sua volontà, significa anche perdonarci a vicenda. E siamo sinceri, forse una delle ragioni più importanti che ci impedisce di vivere una vita secondo la sua volontà. Cari fratelli e care sorelle, la verità o la realtà è che nel corso della tua vita tu sarai ferito. E sono sicuro che molti di voi sono stati feriti. E vi voglio dire questo, voglio cogliere questa occasione e dirvi: mi dispiace. Mi dispiace col più profondo del cuore che sei stato ferito. La vita non è giusta. E purtroppo non sempre le persone buone vincono. Non è così. Ognuno di noi ha vissuto delle ingiustizie nella propria vita. Ognuno di noi le ha vissuto. E lo voglio ripetere un'altra volta, mi dispiace se tu hai vissuto queste cose nella tua vita. Però non voglio concentrarmi sul fatto che sei stato ferito nella tua vita. Non voglio che tu ti concentri sul fatto che sei stato ferito nella tua vita, ma voglio che trovi le risposte giuste alle ingiustizie che hai vissuto nella tua vita. Cosa fai quando sei ferito? Lascia andare il risentimento, lascia andare il rancore. Uno dice: ma Antonio, è facile per te parlare così, tu non sai quello che l'altra persona mi ha fatto, quella persona, puntini, puntini, puntini. Certo, io non so quello che lui ti ha fatto, ma il Signore ti comanda di perdonare, di lasciare andare. Il risentimento è un veleno che portiamo dentro di noi, che ci distrugge l'anima. Sapete, le volte ci sono delle persone che hanno subito le ingiustizie e continuano con rancore, ripetono sempre: io questo, quello mi ha fatto quello mi ha fatto quell'altro, no? E bevono veleno. È come se bevessero veleno. Però pensano: se io mi bevo questo veleno, l'altro si avvelena. No, sei tu quello che si avvelena, l'altro va avanti con la sua vita. Tu invece ti stai avvelenando, perché sei tu quello che beve il veleno. Rifiuta di essere offeso. Delle volte io mi trovo là, e delle volte mi trovo che magari succede, no? Visto che manca il ministero che io svolgo, delle volte ci sono delle persone che mi attaccano, mi scrivono delle cose e così via. E io poi anche lì ho sempre una scelta. E il Signore mi deve ricordare: rifiuta di essere offeso. Non devi essere per forza offeso. Ma sì, ma quello mi ha detto. E allora? Devi essere per forza offeso? Io voglio rifiutarmi di essere offeso. Perché essermi, offendermi, a che cosa porta? Non porta a niente. Rifiutiamoci di essere offesi, piuttosto perdoniamo. Rick Warren, lui ha perso suo figlio, un predicatore americano, ha perso suo figlio, e purtroppo suo figlio si è suicidato. Orribile. Aveva una malattia mentale e si è suicidato. Ora Rick Warren è uno che non è molto amato da alcune frange del mondo anche evangelico. Vi potete immaginare che cosa gli hanno detto e scritto, il motivo per il quale il figlio si era ucciso. Lui già soffriva di sé. E sapete cosa lui ha scritto a riguardo? Cosa ha detto? Ha detto: sai, perché gli hanno fatto un'intervista e dicono: ma ci sono tante persone che parlano su di te e così via, tu come reagisci a queste cose? Lui dice: io dico questo, ciò che Tizio e Caio dicono su di me non influenza in alcun modo ciò che io penso su di loro e dico su di loro. Questo è vivere nella volontà di Dio. Mi rifiuto di essere offeso e perdono. Lascia andare. Perdono. È un dono per me ed è un dono per gli altri. Impariamo a perdonare, ma anche a chiedere perdono. Impariamo a perdonare e impariamo a chiedere perdono. È una liberazione. Niente distrugge di più una persona che il rancore, ma niente di più
niente gli dà più forza che il perdono. Voglio ringraziarvi di cuore per avermi ascoltato. Signore, benedirvi veramente. Ringrazio il gruppo tecnico che con una velocità incredibile è riuscito. Io gli ho mandato un video, dice, forse mi piacerebbe far vedere questo video. Questi che hanno fatto? L'hanno scaricato, l'hanno addirittura tradotto, hanno fatto vedere i sottotitoli. Grazie Sean, sei fantastico. Adesso vi faccio vedere questo video. Grazie di cuore.